L'isola artificiale di Lumale riserva molte sorprese. I pescatori locali gettano gli scarti dei pesci davanti al porto. Così vengono attirati squali di grandi dimensioni a poca distanza dal frangiflutti su un fondale che degrada intorno ai 40 metri. Nei pressi stazionano banchi di carcherini brevipinna, dal muso allungato e dal corpo slanciato. Essi, insieme a numerose pastinache, sono i primi a gettarsi sugli scarti appena lanciati. Poi fanno la loro comparsa alcuni esemplari di Sfyrna mocap, il grande martello, la cui sola presenza intimorisce gli altri squali. Né possono mancare al festino gli spazzini del mare, gli squali tigre, Gallocerdo Cuvier. Viene attirato anche uno squalo limone, Necaprium brevirostris. Gli ultimi residui rimasti sul fondo vengono poi mangiati dalle pastinache e da alcuni esemplari di grande squalo chitarra, Rhynchopatus didentis. Ora si spera che non accada, come è successo altrove, che si incominci apposta a gettare pesce per attirare gli squali in acque più basse, come attrazione da circo.